Nicola Piovani ci ha appena parlato di musica e del suo rapporto con il cinema. Per introdurre la prossima lezione, che affronterà la storia dell'universo, vorrei provare a rimanere in tema musicale, partendo da una storia, un'ipotesi che mi ha sempre riempito di stupore. Uno dei più grandi musicologi del Novecento, l'alsaziano Marius Schneider, un giorno fece una scoperta sconvolgente visitando i chiostri romanici di tre chiese della Catalogna. Schneider annotò le figure fantastiche effigiate sui capitelli. A ciascuna di esse poi assegnò una nota musicale secondo le corrispondenze tramandate dalla tradizione indù, abituata a leggere musicalmente animali e figure mitiche. Per esempio, alla tigre equivaleva la nota fa, all'elefante il do e via dicendo. Ecco, Schneider si accorse che così facendo quei capitelli diventavano spartiti che una volta suonati corrispondevano all'esatta notazione musicale degli inni gregoriani dedicati ai santi di quei chiostri. Fu una scoperta che allargò incredibilmente la nostra conoscenza del mondo, della storia degli influssi culturali e delle rivelazioni comuni a tradizioni lontane. Lo stesso Schneider poi spiegava anche come, in moltissime religioni antiche, l'origine dell'universo fosse spesso narrata in termini musicali, proprio come se fosse il suono a partorire il cosmo. All'inizio fu la parola del Vangelo di San Giovanni, all'inizio la parola diede origine al padre della cosmologia degli Utoto, una popolazione che vive nella foresta vergine sudamericana, dal grido del dio Tot egiziano fino all'India vedica, dove il canto di lode a polmoni gonfi dei sacerdoti è sinonimo di gonfiare, crescere, espandersi, e si tratta, secondo questi veggenti, proprio della nascita e dell'espansione successive dell'universo. La dirigente di ricerca emerita dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Lucia Votano, prima donna a dirigere i laboratori nazionali del Gran Sasso, ci porterà proprio all'inizio di questi inizi, l'universo e la sua storia. Buona lezione. La storia dell'universo comincia circa 13,7 miliardi di anni fa e quindi l'universo ha avuto un inizio che chiamiamo Big Bang e da allora continua ad espandersi e a raffreddarsi. Cerchiamo di collocarci quindi all'interno di questa lunga storia. Nella porzione di universo visibile dalla Terra si stima che ci siano almeno centinaia di miliardi di galassie. Ogni galassia contiene centinaia di miliardi di stelle e la nostra stella, il Sole, con i pianeti, si trova in un braccio periferico di una di queste galassie che chiamiamo Via Lattea. Il sistema solare si è formato 4 miliardi e mezzo circa di anni fa e l'Homo sapiens da cui discendiamo si stima che abbia vissuto in Africa in un periodo compreso fra 300.000 e 200.000 anni fa. Però è solo da pochi secoli, dal periodo che chiamiamo rivoluzione scientifica del 600, che l'uomo ha abbandonato una visione completamente antropocentrica dell'universo per arrivare a capire che non siamo che un punto insignificante in un universo di cui non conosciamo i limiti e che probabilmente non è neanche l'unico. Ma come siamo arrivati a dire che l'universo ha un inizio? Si sta continuando ad espandere e qual è la sua età? Bene, i primi dati sicuri circa l'espansione dell'universo risalgono agli anni 20 del secolo scorso, quando Hubble, usando il telescopio del Monte Wilson in California, scoprì che la maggior parte delle galassie si allontanavano da noi. Anzi, stabilì una relazione molto precisa, semplice in fondo, che da allora si chiama la legge di Hubble-Lemaître, che dice che tanto più distante è una galassia, tanto maggiore è la velocità con cui si allontana da noi. Allora, se l'universo è in espansione, ci deve essere stato un momento in cui era compresso in un punto, probabilmente molto piccolo, dal quale con questa esplosione cosmica che chiamiamo Big Bang ha cominciato ad espandersi.
Da allora è passato un secolo, abbiamo accumulato, grazie a strumenti sempre più precisi e sofisticati, innumerevoli prove circa l'espansione dell'universo e adesso abbiamo a disposizione quello che chiamiamo un modello cosmologico standard che ci permette di ripercorrere all'indietro la storia dell'universo, addirittura fino a millesimi di miliardesimi di secondo appena dopo il Big Bang. Dunque l'universo è in espansione, ma a partire da che cosa si è espanso l'universo? L'universo nasce dal vuoto, anzi da una fluttuazione del vuoto, uno stato dell'essere misurabile, fisico, a energia media uguale a zero, che è anche difficile da immaginare, che in realtà neanche i fisici riescono a descrivere completamente, perché ci manca ancora la matematica e la fisica adatti a farlo. Il vuoto di cui stiamo parlando è un vuoto quantistico, che quindi è molto diverso dal nulla, così come il numero zero è altrettanto reale degli altri numeri. Grazie al principio di indeterminazione di Heisenberg della meccanica quantistica, anche se l'energia del vuoto è zero, possiamo immaginare di fare una misura in un punto specifico dello spazio-tempo e trovare che l'energia fluttua su un valore diverso da zero. In altre parole, possiamo immaginare che possiamo estrarre da questo vuoto una particella virtuale, per esempio un fotone, con un'energia diversa da zero, purché questa rientri nel vuoto in un tempo che è tanto più piccolo quanto maggiore l'energia di questa particella virtuale. Quindi il vuoto è uno stato caotico che però pullula, brulica di stati di forza quantistici e di particelle virtuali che fluttuano intorno allo zero. Questo stato, questa fase dell'universo viene detta dai fisici l'era di Planck. Improvvisamente e per ragioni che non conosciamo, questa fluttuazione ha iniziato ad espandersi in modo esponenziale, con una velocità superluminale, cioè superiore a quella della luce, che ha portato l'universo in millesimi di secondo da una dimensione subatomica a una dimensione macroscopica, diciamo dell'ordine di grandezza di un pallone. Quando diciamo che l'universo si è espanso, non vuol dire che esso si è espanso in qualcos'altro nel vuoto, è la stessa struttura, la stessa trama dello spazio-tempo che si è dilatata a velocità maggiori di quella della luce, quindi in particolare non c'è nessuna violazione del principio dell'insuperabilità della velocità della luce. Così non dobbiamo immaginare neanche che ci sia un centro di questa espansione, cioè nell'universo ogni punto è equivalente all'altro. Questa fase è quella dell'inflazione cosmica ed è proprio questa espansione superluminale quella che noi chiamiamo Big Bang. In questa esplosione superluminale quello che succede è che sostanzialmente viene impresso a tutto l'universo quella totale uniformità che nella sua struttura che ancora oggi misuriamo. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma cosa c'era prima del Big Bang? Io la risposta non ce l'ho, ma anche perché forse è la domanda che è mal posta, nel senso che lo spazio e il tempo, così come li conosciamo, sono nati proprio con il Big Bang. Ma cerchiamo di percorrere brevemente gli stadi evolutivi dell'universo. Sono passati appena 10 alla meno 11 secondi dall'istante t uguale a zero, quando improvvisamente le particelle che si muovevano a velocità della luce vengono in qualche modo invischiate in un campo di forze che si è materializzato, che si è cristallizzato, che è il campo di Higgs, per cui le particelle elementari, i mattoni fondamentali della materia e le particelle che fanno da mediatori delle forze fondamentali acquistano la loro massa. Passano pochi microsecondi e i quark si addensano nei primi protoni e neutroni. A 3 minuti già si formano i nuclei dei primi elementi leggeri, quindi l'idrogeno, l'elio e il litio.
inizia quella che si chiama l'era della radiazione, in cui l'universo è opaco perché i fotoni, che sono le particelle di luce, sono continuamente invischiate in urti contro i nuclei e quindi non riescono a muoversi liberi. Bisognerà aspettare 380.000 anni dopo il Big Bang perché man mano che l'universo continua ad espandersi e si raffredda, la temperatura è tale che gli elettroni riescono ad aggregarsi intorno a questi primi nuclei leggeri, si formano i primi atomi. A quel punto la radiazione si separa dalla materia e l'universo da opaco diventa trasparente, cioè per la prima volta nell'universo è brillata una prima luce. Questa prima luce si chiama la radiazione cosmica di fondo, che è stata misurata quasi per caso nel 1964. Da allora abbiamo ricostruito con mezzi sempre più precisi e sensibili una mappa completa di questa radiazione cosmica di fondo, che nel momento in cui è stata emessa era nel range delle frequenze dell'ultravioletto, del visibile, ma a causa dell'espansione dell'universo la sua lunghezza d'onda nel frattempo si è allungata e adesso è nel range delle microonde. Questa radiazione cosmica di fondo è una miniera di informazioni, non solo ci ha dato un'ulteriore prova del nostro modello cosmologico dell'universo, ma adesso ricaviamo una miriade di informazioni circa la storia evolutiva dell'universo, ma anche la sua composizione. Dal 1964 strumenti sempre più sensibili hanno misurato con grande accuratezza questa radiazione cosmica di fondo e adesso abbiamo una mappa che ci mostra come essa sia completamente isotropa ma abbia delle piccole variazioni di temperatura, di densità, piccolissime, una parte su 100.000, che possiamo considerare come i semicosmici attorno a cui poi nel futuro si comincerà ad addensare la materia, anche se dovremo aspettare centinaia di milioni di anni prima che la materia si addensi a tal punto da innescare le prime reazioni di fusione nucleare e quindi che si possano accendere le prime stelle nell'universo. La radiazione cosmica di fondo ci ha anche fornito le prove dell'esistenza del lato oscuro dell'universo. Quando parlo del lato oscuro non intendo parlare della struttura che conosciamo dell'universo in cui si alternano zone buie con zone in cui si addensano gli ammassi di galassie o le galassie. No, intendo dire che abbiamo capito e abbiamo le prove che la materia di cui noi siamo fatti, ma anche le stelle e le galassie, in realtà costituisce solo il 5% dell'universo. Il restante 95% è fatto da un'essenza invisibile, oscura, che i fisici distinguono in energia oscura, circa il 70%, mentre la materia oscura, circa il 25%, è fatta di particelle di cui non conosciamo la natura e che non emettono e non assorbono luce e perciò sono oscure, ma sono anche oscure perché non ne conosciamo appunto la natura. Si sono fatte molte ipotesi, si sono avanzate molti candidati possibili, ma i fisici ancora non hanno risolto il problema e gli danno la caccia in tutto il mondo con strategie diverse, sia agli acceleratori di particelle, sulle stazioni spaziali, ma soprattutto nei grandi laboratori sotterranei come il laboratorio del Gran Sasso. La caccia alla materia oscura è infatti uno degli argomenti principali. Nei laboratori sotterranei quello che si cerca di fare è di individuare e misurare degli urti tra la materia oscura in cui noi siamo immersi e la materia ordinaria. Purtroppo ancora non abbiamo trovato il candidato vero, non abbiamo la soluzione, ma sicuramente ci arriveremo presto o tardi e quindi questo vuol dire che c'è necessità di molta ricerca e di molto lavoro.